ci sono più cose fra cielo e terra, Orazio, di quante riesca a sognarne la tua filosofia. Facile conciliare le due cose, perché tu sai che io sono sempre stato molto contrario a farmi conoscere come medium. Io ho sempre cercato di tenere scisse le due cose, no? La mia vita privata, come tutti l'hanno, insomma, da quella che poi invece ho durante queste ore della mia vita in cui non sono più io. E soprattutto questo l'ho voluto proprio perché le persone non mi identificassero con questi grandissimi maestri che parlano. Vedi, penso che quello che dico io ha il valore che può dire qualunque uomo, no? Però io, riascoltando le registrazioni delle sedute, eccetera, eccetera, non trovo mai niente di mio. Magari lo fosse, magari fosse che quelle belle cose sono dentro di me e fossi io a dirle, sarei più contento ancora. Però durante le ore di trance io sparisco completamente, e quando riascolto quello che è stato registrato e quello che è stato detto, è proprio come se fossero persone vive che hanno parlato e non attraverso il mio corpo. Allora, io sono Gilberto Campani, architetto, ho insegnato una volta d'architettura, poi quello che mi ricordo di questa vicenda è all'inizio, da quando una brutta sera un signore con la bicicletta fermò me e mia madre per dirci che Ruggero, cioè il fratello di Roberto, era morto. Questa tragedia, perché è stata una tragedia, aveva lasciato mia nonna in un profondo stato di angoscia. Una sorella di suo marito, Orfeo, la convinse a fare un esperimento con il tavolino a tre gambe. Presente era anche Roberto. Roberto, dopo questa seduta che fu faticosa per lui, ma che ebbe dei risultati positivi perché il tavolino dava risposte con il famoso sì, no, un colpo, due colpi, apparve molto provato. Allora i convenuti, che erano tutti familiari, decisero che la volta successiva non sarebbe stato presente. E me lo ricordo bene perché mio zio Roberto mi accompagnò al cinema, poi, finito il film, tornammo a casa e scoprimmo che non era successo assolutamente niente, cioè questo famoso tavolino rimase fermo. Allora si capì che era Roberto il medium. Questo successo mi sembra nel 1946, quindi avevo 4-5 anni. Poi ci fu l'esperienza con la scrittura diretta, cioè Roberto si copriva gli occhi e scriveva delle risposte, però la calligrafia non era la sua. Dopo questo incominciò invece la medianità più importante, che era quella a immedesimazione, cioè che il medium, cioè Roberto, andava in trance a luci spente, al buio più assoluto, e cominciava a parlare con una voce che, pur essendo proveniente dalle sue corde vocali, era molto diversa dalla sua. E incominciarono delle comunicazioni per gli intervenuti, per i parenti, cosiddette sedute familiari. Ma già da quelle sedute familiari arrivavano dei messaggi di valore superiore a quello della semplice comunicazione familiare. Come in tutte le famiglie fiorentine esisteva la Divina Commedia, e proprio la Divina Commedia fu adoperata per introdurre i concetti esoterici, e pian piano queste comunicazioni, diciamo filosofiche,
presero il sopravvento sulle comunicazioni familiari. Roberto era lo zio, era il fratello di mia madre, era un bellissimo giovane, diplomato geometra, e anche nel suo lavoro era molto stimato. Nessuno, tranne un paio di persone, sapeva che era anche il medium Roberto Setti. Una volta una giornalista fece una specie di inchiesta su questo cerchio Firenze 77, in cui in realtà non esisteva niente che apparentava questo cerchio a un'organizzazione. Non c'erano cassieri, non c'era direttore, non c'era personaggi di particolare valore all'interno del gruppo. E così siamo rimasti. Una maniera per riconoscere un fenomeno vero, sincero, è che non ci sia mai trasmissione di denaro. Questo è il presupposto per avere una funzione perlomeno onesta. Io sono Franca Audisio e ho conosciuto Roberto in una vacanza estiva all'età di 14 anni. Lui ne aveva 17 ed eravamo ragazzi insieme, così, insieme ad altri amici. La medianità di Roberto si stava manifestando proprio in quel periodo, ma era proprio agli inizi. È stato un graduale adeguarsi a questa sua qualità di medium straordinario, straordinario per la qualità della medianità che lui aveva e per soprattutto la qualità degli insegnamenti che attraverso di lui ci sono arrivati negli anni. Abbiamo avuto manifestazioni di straordinaria meraviglia per noi, che ci portavano veramente al di fuori delle esperienze che si potevano avere normalmente. Per esempio, una seduta che fu fatta a Ceppeto all'inizio dell'estate, all'aperto, fu accompagnata da una spalliera di lucciole, una grande spalliera di lucciole che hanno illuminato per tutto il tempo della seduta, tutte le lucciole bloccate lì, ferme, a illuminare questa scena. Era tra l'altro una notte un po' particolare, perché di lì si vedeva il panorama di Firenze. A Firenze stava per scoppiare un temporale, che c'erano dei lampi, insomma il tempo non era dei migliori, e su da noi c'era questa oasi di silenzio intorno alla parola dei maestri. Come Enrico Ruggini è entrato nel cerchio Firenze 77, ero molto molto giovane. Siccome avevo la mira di lavorare dentro il teatro, dovevo correggere la mia dizione, che era pessima. Per correggere la mia dizione, che era pessima, andai a studiare dizione con una famosissima attrice di allora, che si chiamava Nella Bonora, la quale era anche quella che le guide stesse del cerchio Firenze 77 hanno definito la loro segretaria. Ma io questo ovviamente non lo sapevo, se non che lei mi faceva studiare dizione sul Fedone di Platone, che a me piaceva moltissimo. Ogni tanto mi ci infilava dentro dei fogli, degli scritti bellissimi, e io dicevo: ma chi le ha scritte queste cose così belle? Ed erano delle trascrizioni di comunicazioni delle guide del cerchio Firenze 77, e lei mi rispondeva dicendo: ma sono degli anonimi. Rimaneva sul vago. Un giorno io dissi: sa, ho fatto un'esperienza, abbiamo fatto una seduta spiritica con degli amici, vedete signora, sono successe le cose strane. Oh, disse: legga queste cose. Mi diede dei volumi che erano stati pubblicati privatamente, e da lì io ho cominciato ad appassionarmi a questi scritti moltissimo, e poi li ho fatti leggere alla mia compagna di allora, quella che poi anche lei è entrata dentro il cerchio e che poi è diventata mia moglie. E da allora insieme abbiamo sempre fatto questo percorso, ancora nel 1978, per cui era appena uscito il primo volume del Cerchio Firenze 77, che si chiama Dai mondi invisibili. Mia moglie ed io non eravamo per niente interessati alle sedute, eravamo totalmente convinti, presi, incuriositi dagli scritti.
Certo, Nella Bonora ci aveva raccontato di cose meravigliose che accadevano, profumazioni, luminescenze, levitazioni, però proprio perché ci interessava più questi aspetti filosofici, diciamo che non avevamo mai chiesto di partecipare a una seduta. Poi un giorno la Bonora ci fece la sorpresa di combinare un appuntamento da Roberto. Entrammo dentro, il buio nel quale ci trovavamo tutti era un buio molto diverso dal buio che si può immaginare, una stanza buia, cioè una densità diversa e una sensazione di alterazione in qualche modo della normale percezione. Così come l'arrivo delle voci che si alternavano attraverso le corde vocali di Roberto Setti, parlavano voci maschili, femminili. Quando per esempio venne una voce che io avevo ascoltato varie volte in cassetta, che era la voce di Teresa, innanzitutto ci fu la levitazione di Roberto, questa voce parlava dall'alto, poi questo profumo intensissimo di rose che accompagnava sempre ogni occasione in cui Teresa si presentava, che permeava tutto l'ambiente. Poi durante quella prima seduta, a un certo punto cominciarono le luminescenze. Le luminescenze erano un fenomeno particolare. Le mani di Roberto cominciavano a prendere luce, ma era come se questa luce nascesse da dentro i tessuti delle mani di Roberto. E si poteva vedere proprio questa trasparenza delle mani di Roberto, le quali manipolavano come una sostanza biancastra, che poi hanno spiegato più volte che si trattava di ectoplasma, dal quale poi prendevano forma gli oggetti che venivano materializzati e poi venivano, questi oggetti venivano consegnati, talvolta ancora non si erano completamente formati e si formavano tra le mani chiuse di colui che riceveva quel dono, no? Quell'apporto, come veniva chiamato. E Roberto prese le mie mani tra le sue, erano completamente luminose, quindi c'era tutta questa luce, io avevo le mie mani dentro le sue mani luminose, anche le mie erano diventate luminose. Quando le mie mani sono state lasciate, io piano piano mi sono ritirato e sono tornato a sedere nel mio posto, io continuavo ad avere le luci sopra le mie mani e quando poi la seduta è finita e si è accesa la luce, c'erano come delle stelline che brillavano sopra la pelle. Rivolge a voi, ossia una delle voci che parlano nelle comunicazioni ricevute dal Celio Firenze 77, voci che concorrono tutte a formarne una sola, la voce dell'ignoto. Rivolgo queste mie parole a coloro che si avvicinano a noi addolorati dalla cosiddetta perdita di una persona loro cara, sperando di mettersi in comunicazione con lei per lenire il loro dolore col trovare la prova della sua sopravvivenza. Fino dal tempo in cui abbiamo cominciato a portarvi il nostro insegnamento, cioè da quando avete cominciato a rendervi conto queste comunicazioni non potevano costituire un passatempo né un mezzo per soddisfare le vostre curiosità umane. Noi abbiamo curato che questa cerchia di amici che liberamente si riunivano, spero, tale rimanesse nel tempo estranea ad ogni forma di organizzazione. Supponiamo che i nostri due esseri umani esprimano un sentire di limitazione N e di disposizione il primo X1 ed il secondo X2. Perciò tu avrai capito la vita non quando tu farai il tuo dovere in mezzo agli uomini, ma quando lo farai nella solitudine. Non quando, pur raggiunta la notorietà, potrai avere una condotta esemplare agli occhi degli uomini, ma quando l'avrai e nessuno lo saprà, neppure te stesso.
ero in compagnia con Tino Guazzelli e dovevamo debuttare con Le allegre comari di Windsor. Regia Orazio Costa. Assistente alla regia e attore, un giovane allievo di Orazio Costa, Aurelio Pierucci. Muore mia madre a Firenze. Scappo a Firenze da Roma. Siccome devo debuttare pochi giorni dopo, pensate, ho assistito nella nottata mia madre morta, tenendogli le mani e ripassandomi la parte per il terrore di perdere la memoria. Sono tornata a Roma, siamo andati in scena e si è cominciata la tournée. In macchina con me viaggiava l'assistente di Orazio e mi disse: signora, a questo punto è bene che le parli. Ho cominciato a frequentare tramite Aurelio la signora Bonora. Mi sono ascoltata tutte le sedute, tutte le registrazioni, eccetera, e dopo 3 anni, il 1 maggio dell'80, sono andata a trovare Roberto, conoscere, non lo conoscevo ancora. Mentre siamo lì, Roberto va in trance e viene François e dice: cari, vi aspetto domani sera. E sono andata in seduta e sono rimasta quasi delusa, essendo attrice, credevo ci fosse sa quale sceneggiatura, la cosa più normale del mondo, la più semplice, un gruppo di amici seduti affettuosamente che si parlavano. Gli amici con i quali si parlava non erano proprio con carne ed ossa, anche c'era quelli normali in piano fisico e quegli altri, e a questo punto, a parte l'accoglienza, a parte l'affetto, a parte sentirmi bene, ci fu anche detto perché nel frattempo con questo Aurelio Pierucci cominciò una storia privata, perché eravamo messi insieme e dovevamo continuare un rapporto non finito nella precedente incarnazione. Questa stessa sera poi ho avuto la gioia di veder formare un apporto, mi venne fuori una pallina calda in mano che in mano mia si trasformò in un oggetto che raffreddandosi diventò un orecchino con 2 fedi e mi fu detto: quando incontrerai una persona che ha questo stesso oggetto, sappi che in una precedente incarnazione ti è stata particolarmente cara. Questo perché? Non per far bella figura, per dimostrarsi che io, te, tuo marito può essere stato mio figlio, io adesso non lo so, ma io devo rispetto a lui anche se non lo conosco, perché siamo tutti legati da molti fili molto lontani. Il ragionamento fatto dai maestri parte da una qualunque cosa affermata e scientificamente dimostrata, diciamo, e da lì si comincia tutto la costruzione di una grande teologia. Nella sequenza di ragionamenti dei maestri ci sono dei fondamenti che hanno sapore scientifico, cioè, o meglio, partono da cose incontrovertibili e poi si sviluppano. Certo, francamente devo dire una cosa, che nella illustrazione della realtà che fanno i maestri si trovano spiegazioni convincenti, ma molte cose a questo punto della mia età mi dico che è stato un peccato di non averle pensate prima per poter chiederne spiegazioni, cioè ci sono alcune cose che a mio parere rimangono anche in sospeso. Sono Renato Del Favero, sui 70 anni. Ho fatto lo psicologo psicoterapeuta e ho incontrato quasi 40 anni fa questo cerchio, nel 1982. Ho incontrato Roberto prima a casa sua e poi ho incontrato gli amici che lo frequentavano e mi hanno colpito per la loro dolcezza, modestia, perché non si davano arie, non pretendevano atti di fede, anzi, li ho sentiti sanamente laici nel loro modo di porsi. E poi finalmente ho partecipato anch'io a queste sedute. Oggi, a distanza di tanti anni, posso dirle con tutta sincerità che considero questo incontro l'esperienza più importante della mia vita, perché ha coronato una serie di ricerche che io facevo e mi ha dato un senso che ancora oggi è per me la mia visione della vita, la mia filosofia, la mia teologia, se si può dire così. In particolare mi piace l'idea che noi non siamo un corpo che nasce, cresce e muore. Noi siamo uno spirito che prende in prestito un corpo per fare delle esperienze, delle importanti esperienze,
e questo spirito non muore, la morte non esiste in sostanza, noi semplicemente cambiamo stato di coscienza e ci portiamo dietro il succo, l'esperienza di quello che abbiamo recepito, costruito in ogni esistenza. Questo mi sembra già una risposta formidabile a tante obiezioni. La più ovvia è l'obiezione del perché qualcuno ha una vita atroce, terribile, breve, dolorosa e qualcuno ha una vita tranquilla, allegra, benestante, insomma, perché uno nasce uomo, uno nasce donna. In questa visione invece tutti facciamo tutte le esperienze fondamentali della vita. Pensi soltanto a quanto è pacificante questa visione nei confronti delle ingiustizie degli uomini sulle donne. In questa visione, per fortuna, è l'unica che veramente dà una risposta a questo problema, e la dà perché garantisce che chi in qualche modo ha tentato o ha voluto nella sua vita avere un atteggiamento di sopruso sulle donne, probabilmente in una vita seguente dovrà sperimentare su di sé, proprio per imparare una lezione, non per punizione. Il contrario, si troverà come donna abusata, usata. E già questa mi sembra una risposta meravigliosa. Siamo anche qui per costruire un'umanità migliore. Mi chiamo Anna Maria Fabene, di professione faccio la logopedista e sono sposata con Andrea Innocenti, che appunto è stato il primo dei due a conoscere Roberto. Diciamo, non ero incuriosita dalla medianità, anzi ero piuttosto diffidente, non cercavo nessuna esperienza di questo tipo. Però è successo che tramite un'amica che aveva parlato ad Andrea di questo Roberto, di questo insegnamento, poi Andrea è stato invitato ad una seduta e io invece ero rimasta a casa perché non mi sentivo ancora pronta, ero un po' diffidente così. È successo che a un certo punto nella serata io ho percepito qualcosa di strano che stava avvenendo. La mia collega va via e poi arriva Andrea, lui entra e dice: Anna, guarda, e mi mostra questo anello che era stato materializzato in seduta. E aveva lui addosso, e l'anello era profumato di violette. È stato come se fosse successo qualcosa di incredibile, come se si fosse squarciato qualcosa davanti. E allora poi da lì chiaramente c'è stato un immergersi nella lettura, dell'insegnamento, ma io ero lontana dalla filosofia, quindi mio marito invece, che era molto portato, mi spiegava anche questi principi filosofici. Poi in seguito ci arrivò l'invito da parte di Roberto ad andare a casa, ma era un pomeriggio, le sedute erano di sera, quindi Roberto ancora camminava, si appoggiava un po' a un bastone e lui si accomodò in poltrona. Poi a un certo punto Roberto si toglieva l'orologio quando cominciava a sentire che doveva entrare in trance, disse: chiudete le serrande. E quindi si svolse una seduta e venne François, che era questa entità che era, diciamo, dell'ultimo periodo del cerchio. Era stato un medico francese della Rivoluzione francese che aveva poi avuto un legame particolare con Andrea. Quindi c'è stato questo incontro con questa medianità, con questo qualcosa che io veramente anche lì non mi rendevo conto. Roberto era così riservato. Quando c'erano le sedute lui non c'era, no? Perché andava in trance, quindi lui non seguiva mai, sentiva solo dopo quello che era avvenuto. Io ho capito il valore di questa persona solamente dopo, a distanza, e anche adesso, quando penso a lui, penso alla sua trasparenza, al fatto che una persona potesse essere così trasparente da non esserci. Sono Andrea Innocenti e sono professore di matematica e fisica, ora in pensione. Io mi sono sempre occupato di esoterismo, di filosofia. A un certo momento della mia vita ho cominciato a informarmi di yoga, negli anni 70. Poi un'amica di questo di yoga mi ha parlato del cerchio Firenze, cosa che guardavo con molta distanza perché non ho mai accettato la medianità, insomma pensavo che più o meno fossero imbrogli, eccetera. Sono andato e è venuto François. François ha detto: per prima cosa io saluto Antonio, con lui c'è una vecchia amicizia, eccetera. Chi sarà questo Antonio? Poi è venuto il maestro Michel.
Anche lui ha detto: Antonio, vieni qua. Io mi sono alzato e sono andato, tutti mi hanno detto: ma perché ci vai te, perché ti chiami Andrea? Comunque ho sentito di doverci andare. Mi è stato materializzato al dito un anello, non è che mi è stato infilato nel dito. L'energia luminosa di Roberto ha cominciato a girare sul mio dito, questa energia si è sempre più solidificata, fino a che a un certo punto è diventata qualcosa di solido che era nel mio dito. Già avevo cominciato a leggere dei libri, se no non ci sarei andato, però a questo punto mi ha preso molto di più. Devo dire che la volta successiva, quella a cui riferiva anche la mia moglie Anna Maria, per l'Epifania mi è capitato di contattare François, perché evidentemente improvvisamente Roberto andò in trance e venne François, disse: ma François, perché mi hai chiamato Antonio? Io sono Andrea. E lui ha detto: ma sai, dice, c'era un mio amico, un certo Antoine de Studio-Tressy, un filosofo sensista della fine del Settecento, era un mio caro amico, ha una mente molto razionale, molto logica, leggi le sue cose, può darsi che la cosa ti possa interessare. Non ha detto che era lui, però mi ha fatto capire. Da lì è partito tutto il percorso, abbiamo avuto diverse sedute, purtroppo era solo l'82, e dopo 2 anni è morto Roberto. Poi dopo se n'è andato, abbiamo continuato a studiare. Lo yoga è diventato un altro tipo di discorso, una ricerca spirituale. Continuiamo a studiare perché queste cose si leggono, non si capiscono, si rileggono, vanno meditate. È un percorso, non c'è niente di acquisito. Siamo in cammino.